Gli abitanti di Castelmannome, una delle frazioni della Valle Galeria, chiedono un immediato intervento all'amministrazione comunale sulla viabilità, che attualmente è al collasso. La viabilità è in condizioni pessime. Noi abitiamo in quest'area che è un'area agricola, la nostra zona è una zona agricola, nasce agricola e è rimasta tale. Purtroppo negli anni gli agricoltori sono sempre di meno, sono sempre diminuiti, qualcuno ha venduto, qualcuno ha affittato i propri territori per aprire delle cave. Questo ha fatto sì che ci sia un traffico sconsiderato di mezzi pesanti, di camion e mezzi da cava, e hanno praticamente distrutto queste strade. La maggior parte delle volte i cavatori non se ne occupano minimamente e siamo noi cittadini costretti ad autotassarci, come abbiamo fatto l'ultima volta l'altro anno, per cercare di rattoppare, come si suol dire, e poter passare. La cosa che ci fa imbestialire, che noi siamo comunque cittadini che pagano le tasse, tutti, qui ci passano mezzi dell'AMA, ci passa il bus dello scuolabus, sono strade censite, però né il comune né la regione vuol saperne. E poi c'è il problema delle discariche. Sì, è un problema annoso in quest'area che è un'area di campagna, come potrete vedere, le discariche abusive sono sempre più frequenti, purtroppo. I classici zozzoni del comune di Roma, ma anche di mezza Italia, partono da casa e vengono a buttare l'immondizia qui, nelle nostre aree verdi. Noi come comitato di quartiere, fino a qualche anno fa, ci impegnavamo a mantenere pulito in accordo con AMA che ci dava veramente una grossa mano. Da un po' di tempo a questa parte non è più possibile farlo, forse sono cambiate le leggi, forse non lo so, e questo è lo stato di degrado assoluto. Quali sono le condizioni delle strade in quest'area? Sono disastrose, buche profonde, non sono state mai più asfaltate, ecco. E quindi noi cittadini ogni volta ci dobbiamo riunire e raggruppare un po' di soldi e poter tappare le buche e rendere almeno accessibile. Da mesi poi i residenti attendono gli interventi promessi su Via di Malnome, che rimane una lunga discarica a cielo aperto. Per Canale 10, Paolo Leone.